Diciamo che l'estate sta finendo. Non proprio stasera, l'estate. L'estate, allora, quando uno torna dalle vacanze, devi avere almeno un'altra settimana di tempo per recuperare le vacanze, perché in vacanza devi far tutto, ti svegli alle 8, metti l'ombrellone, ti sdraio. Devi fare il bagno ogni 10 minuti, fai la cazzo di piramide, sai la piramide, quelli che... Io sono grosso, devo sempre stare sotto, non si finisce mai sta piramide. Finita la piramide, mi svolle, metti la crema, metti il dopo sole. Vai a mangiare fuori, tu ragazzo, dormi alle 4 del mattino, vai a ballare, giù, un casino. È un casino. Ma poi, quando uno torna, ci sono i buoni propositi, quelli, ah, ma da settembre mi metto a dieta. Vado a un corso di inglese, svizzero e cinese, subito. Non si fa un cazzo, dopo è tutto uguale. L'estate, che è stata caratterizzata da 1000 episodi, alcuni purtroppo drammatici, ma altri, e per quanto riguarda l'aspetto mediatico, meravigliosi. Cristiano Ronaldo alla Juventus, tutto per dar fastidio a noi Inter. Cristiano Ronaldo, quello che ha tutti nel 2007, 6, 5, 4, 3, 2... Ma signore, aspetta, no, ehi! Noi dell'Inter abbiamo preso Cristiano Malgioglio. Te lo vedi in campo, dai, Kronstam! Prendi la palla, la palla! Fallo, sì, sì, ok, fallo. Fallo a due, a tre, a tre. Ma noi dell'Inter abbiamo preso Asamoah, c'ha la mieta, entra col treppiede, lo vedi? Un'estate caratterizzata da un caldo torrido, che caldo faceva? Nella mia zona, li guardi, ci sono i panettieri che fanno il pane sull'asfalto. Aspetta, questi non capiscono un cazzo. Allora, siccome fa caldo, la regola di questo show è sempre la stessa. Siamo tutti protagonisti. E il B-Show è un programma che va a fare del bene. Noi stasera facciamo del bene, è una cosa certa e sicura. E sappiamo tutto di voi. E tutti siete coinvolti. Questa è una realtà. Dove sono? Rita, ti chiami Rita? Lo so per certo. Ciao, Rita. Sei Rita o no? Sì. Mi guardi come dice, no, non sono Rita, sono Rita. Quanti anni è che ti chiamano Rita? Tanti. Sì. Ti piace fare le torte? Sì. Ah, sei una che sforna 3-4 torte al giorno. E chi le mangia? I figli. Quanti figli hai? Due. E perché ne fai 4? Perché ne mangiano due a testa. D'accordo, brava, la risposta è esatta. Però vedi, sappiamo tutto di te. Quindi ricordati, ti è venuto un po' di ansia. Questo a fianco chi è? La mia amica. Come si... Cioè... Roberta. Roberta, lo sapevo. Però volevo che tu mi aiutassi. Tu ti chiami Alessia? No, Linda. Che cazzo è Alessia? Questa allora. Linda, cioè Alessia. Alessia, tu di cognome ti chiami Amore. Giusto. Pensa a te, quindi vuol dire che l'amore esiste. L'amore esiste. Questo è il tuo fidanzato? Eh sì. Come si chiama? Marcello. Marcello, quindi cioè quando lui ti chiama per cognome? Eh sì, sempre. Capito Linda, siccome sì, si chiama Amore, lui le dice, ok. Senti, so che i tuoi genitori sono degli hippie. Sì, abbastanza. Quindi quando t'hanno il battesimo, dai, chiamiamo l'amore, cazzo. Questo era per darvi una piccola dimostrazione di quanto noi siamo accuratamente informati di tutte le cose che vi riguardano. Quindi chiunque stasera può diventare protagonista da un momento all'altro. Ma tenete il microfono, grazie. Allora, il Big Show è un programma della BBC. BBC vuol dire British Broadcast Company, giusto? Che in realtà, anche traducendolo in questo modo, non so cosa voglia dire. Secondo me vuol dire bene, bravo e coinvolgente. E quindi hanno scelto me, che sono bello, bravo e coinvolgente. Ma questi show non si fanno da soli, ci vuole sempre una soubrette, ci vuole a fianco una persona che sia all'altezza. E io stasera voglio invitare sul palco a collaborare con me la mia grande amica, la soubrette, la regina, la più fine di questo spettacolo. Signori, il grande applauso per Katia Follesa! We'll be right back.
Katia? Come ti sei vestita sobria anche? Ma di dove sei, scusa? Aspetta. Aspetta. Ma perché ti sei vestita così? Cioè, di dove sei? Paolo. Paolo. San Paolo. San Paolo. Dovresti. Mamma mia, non ce la facevo più. Katia Follesa! Katia! Oh, occhio! Oh, porca miseria! Stai su! Scusate, ho voluto fare una... Volevo fare un'entrata elegante, appunto. Sì, come sei stata tu. Sobria. Ti è piaciuto? Cos'è che fa? No, scusate, perché... Cos'è? Cosa c'è? No, che per questo costume... C'erano dentro chi? Le cotolette della stagnola nel freezer. Ho dovuto solo... Quanto hanno fatto i miei amici? Sì, le tue costumiste, salutiamole. Le mie amiche di San Paolo do Brasil. Giorgio, Franco, Carlo! Ma che? Grazie! Oh. Ecco, allora, Katia, vai a cambiarti perché questa sera sarà una serata di altissimo livello. Cioè... Un grande momento di spettacolo e soprattutto... Io sono tutta contenitiva qua, sì, si vede. Per avere queste gambe senza cellulite, ho 4 paia di calze sotto. Però... Serata con grandi ospiti, vai a cambiarti, amore mio. Ciao! Vai, Katia! Signor